Ma noi ci sentiamo molto vicini a questo movimento, a questa rivoluzione civile iraniana. Ci siamo sentiti e siamo molto vicini anche alle comunità artistiche, creative, meravigliose di quel paese. Abbiamo ospitato qualche anno fa una mostra molto importante che si chiamava Unedited Iran. Quindi sono anni di un lavoro, di un'interlocuzione, di una relazione, e quello che sta succedendo in Iran ci colpisce moltissimo. Vogliamo far sentire alle comunità artistiche, creative, ai ragazzi, alle ragazze. Ricordiamoci che in Iran il 65% credo delle ragazze è laureata, il 70% dei ragazzi, cioè è un paese con una struttura proprio di alta formazione importantissima, e noi siamo con loro, noi vogliamo dire a loro che noi siamo a fianco a loro, che abbiamo una ammirazione infinita per il loro coraggio, per la loro determinazione, per la loro passione, e quindi ecco, innanzitutto questo. Poi io credo che l'Europa e l'Italia dovranno assumere una posizione più coraggiosa, soprattutto l'Europa. L'Europa deve battere un colpo molto forte a sostegno di questa spinta verso la libertà, i diritti, l'apertura di un paese, certo, che è aperto paradossalmente per storia, per tradizione, per civiltà.